Buongiorno signori e signore della giuria. Oggi parliamo di commenti che mi avete fatto un po' particolari. No, c'era un certo nano, che non era nano di Ostuni, ma nano da postumi, da sbornia, insomma un nanaccio ubriaco, roba del genere. Insomma, arriva questo nano e comincia a raccontarmi di una certa signorina di Palermo che mi fa. Dice, in questi giorni sono andato in Sicilia e ho incontrato Maria di Palermo, perché dice, ci sentivamo per chat e quindi niente, ho voluto incontrarla, dice, e lei mi ha portato in un bosco. E poi mi comincia, scusate c'è traffico, e poi mi comincia a elencare una serie di cose porno, insomma fa un certo racconto delle imprese porno di questa signorina di Palermo, e io insomma rimango esterrefatta perché ci credo veramente che lui sia andato, non sta qui. Ho chiuso un pochino la porta perché altrimenti c'era troppo traffico, insomma continua le imprese di questa signorina e dice che una linfomane, che insomma le ha fatto tutto lei, che gli ha preso insomma l'albero della vita e poi l'ha fatto lei, poi dice che era tremenda, cioè aveva voglia, insomma tutte queste cose fisiche, sicché io insomma io rimango scandalizzata, che dico, ma che cacchio vuole questo Vicky, e poi si finge il nano di Ostuni, ha pescato chi è, che cacchio c'è sotto, insomma allora un ciccio e le mie solite, come si dice, le mie solite Filippi, le mie solite deliri, che poi arriva San Fiorentino sempre come al solito, insomma che e niente, e sì che prendo e mi arrabbio e lo banno. Fatto sta che passano due giorni che io poi penso dentro di me, chi sarà questo retino di nano, e sì che si passa dai triangolini vari ai quadrati ai tondi, insomma eccetera, mentre io sto a rimuginare ti arriva ieri un altro commento e ora non mi ricordo di chi, il mio amico Arnold, e poi insomma un sacco di fake, anzi vanno addirittura in spam, perché io vedo a spam, vedo 100 spam, ho detto che cacchio di commenti ci sono tutti in spam, che cacchio sta succedendo, che cosa mi avranno scritto e andato tutti questi commenti in spam. Allora vado a vedere lo spam e vedo che mi linkano un video. Insomma, era il video di Matteo Montesi di tanto tempo fa, quando era bello, giovane, pimpante, simpatico, insomma, sa quando era in Montesi, quello da ridere, così, insomma, no? Che piaceva a tutti. Insomma, e poi ti comincio ad ascoltare cosa dice Matteo, ma io dico, come mai mi hanno messo il video di Matteo? Cosa dice? Insomma, e comincia Matteo, ho incontrato una ragazza di Palermo e ci chattavamo, lei era innamoratissima di me, ho detto, come Maria di Palermo? Era di Matteo Montesi, che guarda, da schiantare, insomma, mi avevano fatto uno scherzo, praticamente questa famosa signorina che diceva sto nano da postumi da sbornia, era il racconto di Matteo Montesi di 10 anni fa, perché poi racconterà del 98, quando lui era proprio un baldo giovane e ci aveva più o meno 20 anni e basta, cioè roba da matti, era la Maria di Palermo di Matteo. Che poi di questa signorina qui, Matteo dice che era una linfomane, insomma, e che aveva la malattia del sesso, sicché non si è capito bene se gliel'ha attaccata a lui o se scherzava, perché poi ecco da dove viene che siamo tutti malati di sifilide, no? Mi avete detto a me, quando avete
detto tutte le scemate, no? I triangolini vari. Ecco da dove viene. Viene dalla famosa Maria di Palermo, che Matteo appunto diceva che aveva preso la malattia del sesso e voi forse pensavate sifilide. Ecco, cioè, non si sa comunque se era vera questa ragazza. Sai, lui aveva tantissimi fan. Insomma, comunque, fatto sta che avevano fatto uno scherzo perché questo nano di ieri l'altro, insomma, di qualche giorno fa, io, cioè, non mi ricordo, cioè, che poi l'avevo anche visto questo video di Matteo, però non me lo ricordavo in quel momento della Maria di Palermo di Matteo, perché poi c'è una Maria di Catania, mi sembra, una Maria ce n'è una veramente adesso che fa dei video, però non è di Palermo, è di Catania, è di, insomma, di un'altra città della Sicilia, che è una persona un po' trash, sai, un po' naif, un po' strana, lei, questa ragazza. Sicché insomma ho fatto una grande confusione, cioè, ma gli scherzi che mi fate? Poi c'è uno mi ha detto, dice, siamo tre ciambotti che ci divertiamo a fare 100.000 falsi account, ma di sicuro, insomma. Va bene, oggi ho i soliti pantaloncini estivi e poi vi devo dire un'altra cosa. Lì era un Matteo simpatico, giovane, non si riconosce neanche, adesso è l'ombra di se stesso, no? No, c'è chi dice che si è ridotto così per via dei consigli che gli hanno dato sbagliati, eccetera, eccetera. Allora, al di là di cretini che hanno sempre consigliato spacca tutto, fai un macello, eccetera, ma quelli non sono i fan veri. Io dico una cosa, i fan, quelli proprio che gli volevano bene, che erano accanto a lui, che erano anche amici, a me pare che gli abbiano consigliato sempre molto bene, che veramente volessero il bene suo. Poi c'è da dire che lui a volte ascoltava, a volte non ascoltava consigli, come fanno a me. A me hanno spesso consigliato bene, però a volte voglio sbagliare in testa mia. Poi c'è da vedere anche che stare qui su YouTube, ragazzi, e che lo dico io che ho un canale piccolissimo, trasparente, perché 400 iscritti è veramente poco, scusate il braccio, ma stare qui su YouTube diventa veramente un'impresa titanica. Bisogna avere un carattere molto forte, perché può darsi che chi ha un carattere più debole, poi c'è da vedere anche, per esempio, io ho carattere vulnerabile, però sono molto molto forte anche perché secondo me non ho mai preso psicofarmaci. Ho sempre cercato di risolvere i problemi anche della vita da me. Ora io non voglio aprire il dibattito su se gli psicofarmaci fanno bene o no, per carità. Io sono estremista, poi verrà Sani Fiorentino e mi prenderà in giro. Questa è la mia mano, scusate. Allora, sistemiamo il pagliaccetto. No, perché non ne potevo più ad alzare il braccio, quindi adesso faccio vedere un po' il mio caramello. Saluta. Ciao, ciao. Scusate, sta aprendo la porta da sola perché c'è il vento. Che vi volevo dire? Non voglio aprire un dibattito sugli psicofarmaci, però io non sono per niente d'accordo di prenderli. Io non lo so se Matteo li usava, se voi li usate, se usate tranquillanti. Io butterei via tutta quella robaccia, anche perché il corpo stesso che rilascia delle sostanze quando soffriamo tanto, per esempio, ma talmente tanto e piangiamo sempre e siamo tristi perché ci succedono delle cose allucinanti. Però il corpo piano piano rilascia delle sostanze, ora non mi dite quali, però l'ho letto qualcosa del genere, per rafforzarci. Poi vabbè, c'è la fede in Dio, c'è quella, però anche lì bisogna avere la fede vera, insomma, c'è da aprire numerosi dibattiti su questo. Secondo me chi è succube degli psicofarmaci bisogna stare molto attento, perché ci sono tante controindicazioni nel bugiardino di queste pasticche. Io non le ho mai prese, mi avevano consigliato un pochino di prenderle, anche biologiche, io non ho preso proprio niente.
Io vado avanti su questa mia strada. Scusate, oggi ho un video sui deliri della Sanni. Saranno deliri. Io non dico che io sono scienze esatte, io dico sono deliri. Però lasciatemi dire i miei deliri. Ecco, vedi il mio carattere forte, forte, cioè in quel senso lì. Che deliro per conto mio, insomma, capito? No, volevo dire che poi c'è anche un'altra cosa, la faccenda del van. Avere un canale grandissimo, bisogna stare attentissimo innanzitutto a vedere quali sono i veri amici, non quelli che poi ti sfruttano e poi magari ci litighi in una vacanza. E quello ti va contro, Peppe Pischerate ti va contro e comincia ad andare da quell'altra parte, dalle sette varie. Io voglio rammentare anche un'altra YouTuber, però per dire, bisogna stare attentissimi ai veri amici. Chi ha un canale grande, il mio sai, è un canale piccolo. Io dico chi ha veramente canali abbastanza grandi, dai numeri di Matteo in poi, quando si comincia a fare più di 1.000 iscritti, diciamo, e si comincia a monetizzare. Bisogna stare attenti anche ai veri amici, non a quelli che fanno finta e poi appunto basta una vacanza a rovinare tutto. Quelli allora non erano i veri amici, o quelli appunto che siccome tu sei parecchio attaccato o parecchio attaccata, loro si impauriscano. Allora quelli non sono amici, eh. Quelli non sono amici, eh. Perché, ma quelli anche nella vita, eh. Cioè, gli amici e il fidanzato, la fidanzata si vede nel momento del bisogno, non quando si sta bene, non quando si va nel bosco e si fa. So spiegarmi. Il vero amore, la vera amicizia, anche tra youtuber, si vede nel momento del bisogno. Nel momento del bisogno, come si comporta una persona e perché si comporta in quella maniera. Delle volte uno può anche aiutarti in una maniera che tu non capisci, però insomma quelli che nel momento del bisogno vanno dall'altra parte, ti prendono in giro e ci fanno 1.000 video contro, non sono veri amici, oppure quelli che ti consigliano male, quelli allora non sono i veri amici, io dico i veri amici, capito? Quindi bisogna stare attenti a fare una scena. Naturalmente Matteo ha bannato troppe persone, poi ha scelto degli amici che non erano veri amici, così come ha fatto Chiara D'Alessandro, così come ha fatto altri youtuber, secondo me. Poi diventa un serpente e si morde la coda, perché tu banni le persone vanno contro di te. Tu cominci a fare delle sciocchezze, loro ti vanno ancora più contro, se ne approfittano e diventa un serpente e si morde la coda, capito? Perché poi è difficilissimo sapere chi bannare delle persone e chi non. È veramente difficile, bisogna avere tanta pazienza, bisogna essere fortissimi, bisogna sopportare tante cose. E appunto stare attenti perché tanti dicono: ma io non lo offendevo, non lo offendevo. Io non parlo solo di Matteo, appunto parlo di Chiara, parlo anche di tanti youtuber, anche di altri. Ma io, cioè, faccio un esempio: ma io non l'ho offesa, oppure non l'ho offeso, e lui mi ha bannato subito. Dice: non gli davo solamente un consiglio per lui. Allora, intanto attenzione. Se lo prendete in giro o date consigli giusti, perché io dico una cosa comunque, perché il ban, certo se uno si sente preso, io vabbè adesso stavo preso in giro da sti nani, ci rido sopra, si ritorna lì, dipende poi da caratteri, c'è cioè da caratteri scherzosi come io e scherzo e va bene, voi mi facciate gli scherzi, oppure ci sono caratteri magari più permalosi, dipende anche se prendete o no gli psicofarmaci. Sì, signori, perché gli psicofarmaci fanno venire le paranoie. Io sarò fissata, però una persona che vive di sé, che vive della sua forza e vive solamente di camomilla, che cerca di prendere pochi caffè al giorno, perché la caffeina non fa tanto bene, la teina non fa tanto bene, Coca-Cola non fa bene, la marijuana non fa bene. Io cerco di essere me, anche se piango, anche se soffro, anche se sono malinconica, ce la voglio fare. Scrivo caratteri giapponesi, prego.
metto una canzone oppure mi sfogo a piangere, ma cerco di farcela da almeno, so spiegarmi. E non è la stessa cosa. Uno diventa una roccia, uno si rafforza, capito? Quindi dipende anche molto dal carattere, da uno che sostanza usa. A parte questo, scusate se divento un po' così. Che volevo dire? Scusate, ma questo braccio, uno appunto deve sopportare tutti i commenti che uno gli fa, cercare di bannare invece il meno possibile. A volte mi dite ban, banna, ma le persone bannate poi diventano tuoi nemici. Simone SSL l'ho bannato, è un mio nemico. Sani Fiorentino l'ho bannato, certo, Sani Fiorentino ripete tutti i miei deliri. Io però a volte veramente mi fa ridere, guarda. Cioè, però è chiaro che l'ho bannato, anche se nel mio canale, però io ho bannato poche persone. E comunque, cioè, lo sopporto lo stesso, perché tanto me lo ritrovo in tutti i canali a ricopiare i miei deliri, che già deliro io. Poi lui copia i miei deliri e in più ci fica delle parole ancora peggio, che veramente, cioè, diventa una cosa allucinante. Però si ritorna lì. I grandi canali che hanno bannato tanto, poi diventano tutti hater. Tutti hater che ti vogliono rovinare. Io dico solo una cosa: io non ho visto nessuno dispiaciuto per Matteo. Pochissimi, pochissimi dispiaciuti per Matteo. Oh, c'era da giurarselo che andava a finire così, è proprio pazzo, è psicopatico. Eh sì, tanto prima o poi andava a finire così, era solo questione di tempo. Ah, oh, questa volta l'ha fatto brutta. Io ho visto tutti i commenti così. Cioè, io sono invece dispiaciuta, sono dispiaciuta perché avere un grande canale diventa difficilissimo e uno, cioè, quando i tuoi hater ti dicano io gli sto come una mignotta sul collo finché non crolla, e quando questo crolla uno ritorna a fare video contro e ci ride, sinceramente c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, perché io non ho visto quasi nessuno dispiaciuto per questa cosa, così come non si dispiace se Chiara D'Alessandro fa delle sciocchezze, cioè, o un altro YouTuber, Follettina, ora non lo so chi c'è, io ora seguo loro. Cioè, io vedo solo, non è questo volere il bene di una YouTuber o di uno YouTuber, per cui è un grande serpente che si morde la coda, sinceramente. Quello banna troppo, loro diventano hater. E diventano cattivi e la cattiveria non fa un bene per YouTube. Va bene, ditemi che cosa ne pensate e ora vi saluto perché poi mi è finita la memoria. Ciao ciao ciao.